Io ho scritto due sonetti in romanesco, uno dedicato alla torre e uno dedicato al ponte. Il ponte negli anni 70 non era direzionalizzato, non era chiuso ai mezzi, si poteva passare con la macchina, tant'è vero io arrivavo, parcheggiavo sempre davanti al ristorante, però a un certo punto le macchine hanno incominciato a parcheggiare sui lati dei sopra i marciapiedi. E la strada si era ristretta, neanche uno poteva passare, poteva camminare sul marciapiede, poteva camminare in mezzo alla strada mentre passavano le macchine. C'era una vecchietta la mattina che veniva sempre a portare le briciole del pane agli uccelletti, dopo che poi hanno chiuso il ponte. Così ho scritto un sonetto. Le macchine non portano rispetto, né manco più alla sora Nannarella, che arriva con l'affanno poverella sul ponte che più sta più si fa stretto. Sul parapetto qualche mollichella la sparge, per rivede l'uccelletto che a volte ci si ferma col sospetto, poi becca e vola via la chetichella. È mezzogiorno già e il cannone tona. La vecchia torna a casa piano piano, sapendo di aver fatto cosa buona. Il passero la guarda da lontano e si vorrebbe trasformare in persona e fargli una carezza con la mano.